Il nostro congresso, che è iniziato a novembre, ha visto una grande partecipazione dei nostri rappresentati, quindi dei nostri oltre 4 milioni di iscritti, attraverso 25.000 assemblee che sono state effettuate nei luoghi di lavoro e nelle leghe dei pensionati. Questo significa che c'è un grande protagonismo dei nostri delegati e dei nostri rappresentanti dei pensionati nelle leghe. Devo dire che è un grande esempio di democrazia, perché in effetti in questo momento vediamo che sempre meno le persone tendono a partecipare, invece nel nostro caso alla CISL hanno partecipato attivamente. I congressi sono stati poi anche un momento importante di dibattito e da questo dibattito sono scaturite delle mozioni finali, dei documenti che hanno ripreso le tesi che erano state date come proposta al dibattito. E queste mozioni finali saranno pubblicate all'interno del nostro congresso nei prossimi giorni, anche per dare a tutti la possibilità di leggere, di comprendere all'interno della grande CISL che, in che modo si sono espressi nel dibattito i delegati. Oltre a questo, in questo congresso ci saranno anche 4 approfondimenti, 4 focus importanti sui temi definiti appunto già all'interno della nostra proposta di dibattito e delle tesi, e noi siamo assolutamente convinti che proprio in questi giorni, sia il dibattito in plenaria, sia all'interno dei focus, ma poi anche tutti i vari momenti con le tavole rotonde, saranno di nuovo veramente un grande momento di partecipazione. La nostra segretaria generale Anna Maria Furlan e la segreteria che l'ha accompagnata trarranno proprio dalla mozione finale l'impegno per i prossimi 4 anni per tutte le cose importanti che attendono il nostro sindacato.